Buonasera ciao. buonasera. Buonasera, come va? Siamo tornati. Ciao, ciao, Benvenuti, ciao, ciao. bentornati a Fumetti Onesti, la terza stagione. Chi yeah. l'avrebbe mai detto? Eh? <ride> Chi l'avrebbe mai detto? Come yeah. va? Questo live così, è un uso. <ride> se poteste vedere quello che succede prima del, di andare in onda, in onda Siamo tornati buonasera chat degli Onester, Buonasera. Ciao. Ciao. Eh ciao, ciao. io a di buonasera buonasera, pure buonasera. Voi. Buonasera. buonasera, buonasera. Buonasera, ci siamo, siamo qua, abbiamo passato tutti una bella estate. Come, come, eh. come avete passato quest'estate? Vi siete riposati? Sì. sì. Noi? Io tu, Ma tu, abbastanza dai. Beh, cia, se ci vuole dire se, 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 se si è riposata o meno, che ce lo dicesse. Esatto, se ormai siamo in autunno inoltrato, sull'estate ormai è un flebile ricordo. Questo è un sogno. Ci siamo lasciati con, uh, con il caldo a fondo. È un apostrofo rosa. E l'umidità più... più inquietante. E adesso siamo in questo autunno, più... ieri ho comprato una stufetta per il bagno, sono molto contenta. Già, ti sei messa proprio avanti. Avanti, avanti. Bene, bene, bene. Direi che una bella estate al lavoro, dice la chat. Eh, vabbè, eh, purtroppo succede, succede, Fabio, Fabietto, Gennarino. Eh, <ride> <ride> allora, allora, vabbè, io direi che bando alle ciance, ciance alle bande, eh, questa introduzione è cringe perché siamo tornati più cringe che mai, vi è piaciuta la, il la countdown psichedelico? che è Saltata alla fine, <ride> un, po', un po' progressi, ma no, faceva, faceva parte delle, era tutto, del piano, un grande era, piano era, della era conquista del previsto. mondo. Era tutto previsto, era tutto previsto, un po' progressi, un po' alternativa, un po' così, no? E va tutti bene. Che chiedono della sigla, ma chi gli ha detto che c'è la sigla nuova? Ma voi dovete stare molto calmi, cos'è questa cosa? Sigla? Siamo, magari mettiamo <ride> quella vecchia ma perché poi queste pretese so. comunque devo no. dire che siamo stati veramente bravi una sigla che spacca tranne ah. me perché io sono pessima a fare i video ve lo dico però... <ride> e sono pessima nei tempi di, cons di consegna soprattutto continuano a farmi il cazziatone questi due qua eh? io ve lo dico sono una povera bullizzata <ride> vabbè la mostriamo Marta ma poi vi renderemo noti <ride> gli tutti gli altarini tutti in retroscena per, per fare queste quattro fregnacciate Beh, ci impegniamo molto e eh, ci impegniamo tutta l'estate va bene allora io direi che abbiamo cianciato a, a sufficienza questa sono. sarà una live una live un di rientro così. un po così un po' chiacchiericcia tranquilla Parliamo un po' di letture estive, non insomma, facciamo una chiacchierata. <ride> che si dice qua, Marta? Come i calciatori che fanno le musicità. La prima che ho, la più o meno, sono io, sì, più o meno, è quello, le, la pinama Pepsi, vabbè, insomma, quello lì. <ride> Vabbè, speriamo che non rimarrete delusi no. da tutti questi. Di queste... Tra l'altro non l'abbiamo la, neanche provata adesso se funziona, quindi magari il momento cringe può essere potente. Si alzano osticelle e arriveremo a livelli mai raggiunti. Proviamo. Eh, mi spiace. Va bene, allora dai, Andiamo. iniziamo la live yeah. dopo la sigla, bow. Yeah. Yeah. Ma che bella! Eh, niente, abbiamo dec di deciso di fare questa terza stagione con <ride> stupenda con le musichette, un po' così: un po' da commedia sexy all'italiano <ride> e sembra un po' il gioco. Com'è che era il, gio il gioco? Quello di, di nove, il gioco dei 9 no, sì, era quello quello sì, eh, sì, dove c'era il muro di persone con, le... con i quadratini. Là. Sì, con i quadratini. Qui si dice che anche questo andrà. Andrà sulle... Che te che te. Sì, chi lo sa. Chi lo sa. Quando diventeremo famosi. Vai. <ride> <ride> va bene, va bene. Allora, prima di iniziare, insomma, a chiacchierare un po' sulle letture che, insomma, abbiamo deciso di, di illustrare, eh, vogliamo un attimo, come dire, eh, dire... Con cosa verrà confermato cosa, le rubriche che, che continueranno ad esserci anche un pochettino le live come siano tutti come hanno. Wow, le novità eh? Eh? le novità le partire novità. dalla mia situazione con le lucine termosifone questa è una novità la penna. Molto... Che non è la gina eh. la non penna è. giudicante Sarà molto as... la penna giudicante. questa è stata inventata adesso. Eh? Sì, mi è venuta così spontanea, perfetto. Questa è una novità proprio così. Damble estemporanea. No, va bene. Allora, eh, sicuramente ci sarà. Eh, ci saranno più live compatibilmente a eh, la vita, La vita <ride> che ci tedia continuamente. Quindi insomma, compatibilmente a impegni, lavoro, eccetera, eccetera, ci saranno più live. E le live avranno una cadenza all'incirca di ogni due settimane più o meno. Sicuramente, sì più o meno, già, sì, già, sì. già mettiamo le mani avanti. Eh. Sì. E, mh, sicuramente ci sarà e confermata la fumetti onesti Ultime Letture, il, la regular come questa di oggi, che come la tradizione delle stagioni, la prima iniziamo sempre con una regular con noi tre uh, quindi chiacchiere recenti visioni letture eccetera eccetera e uh, anche uh, confermate le rubriche che voi insomma tutti aspettate ovvero sia il saceway a cura di marta dove sto indicando questa sta ok <ride> E eh, il Breaking News a cura di eh, Maria Stefania Calco Elasie. La trovate su Instagram. Anche oggi le avrete, le avrete. Noi mavrete ma lusi. Dunque, a cadenza mensile. Quindi, eh, sì, sempre che questo compatibilmente al. con uh, la vita tra film. una live e l'altra. <ride> E questa è una grande novità. No, cadenza mensile non è quella la grande novità, ma la ottenendo per ultima. ma la ottenendo per ultima. Ah, okay, ok, ok. Ho fatto uno ci spoiler. Non hai fatto uno spoiler. Spoil. Eh, ci sarà il, sempre i il focus on: focus on, quindi approfondimenti con, su un, un autore o insomma un, un argomento specifico, un tema specifico. Ci saranno tanti ospiti, vi promettiamo stiamo già, stiamo lavorando a degli ospiti in the facciamo le promesse, tanto stiamo con questo clima, dopo questa campagna lavorando. elettorale <ride> facciamo promesse. Stiamo lavorando per voi su promesse stiamo... che non possiamo fare. Sì, guarda, sembro un consentier, guardami qua. <ride> Io non la leggo la chat, che succede? Una Senti, famosi strano. per me, grazie. E, vive, e vai circa. Eh, quindi, sì, eh, ci saranno i Focus on. Eh, il primo quando sarà? Ve lo ricordate? Sì, sarà questo mese, a fine mese, no? Sì, forse chi lo sa. Il mese è finito, io sto pensando a ottobre. Fine, ottobre. fine ottobre, ragazzi, io sto sfasata. Eh. Eh, questo non è cambiato anche questo non è cambiato per niente di fumetti onesti e la grande novità oh, la oh. grande novità questa cadenza bisettimanale e infatti la prossima live sarà proprio questa nasce, nasce una nuova live che entra a far parte del palinsesto del palinsesto Il nostro fritto palinsesto esatto. Rimanete con noi, allora. di, di Fumetti Onesti, una delle live che saranno brevi, ma intense. Si spera intense. si spera eh beh, anche Mostriamo brevi. il logo. Vogliamo mostrare il logo? Eccola, eccola. <ride> Comic Comari, l'ho detta, detta bene? L'hai detta bene? L'ho pronunciata sì. bene? Fate, fate sì, parlare sì. sempre solo me, io faccio sempre la paglia la pagliaccia Comic, <ride> Comic Comari. Comari, Comic Comari è una live ultra mega super chiacchereccia, ma di quelle esatto. proprio spinte spintone, hardcore Hardcore. che Onesti più che mai. Eh, ma onesti proprio a livelli mille mila, parleremo di argomenti scottanti, argomenti fenomeni, noi osservatori dell'internet, del, del mangagram, vale tutto? Che, che, ma certo che vale tutto, sì. certo che vale. sempre. Assolutamente che sì. Che domande, che domande. Ti tolgo ah, amministratore, amministratore, tu sei mo moderatore della chat. <ride> vale tutto. E, sì, fenomeni del magico mondo del, del mangagram, del Mangagram, del fumettogram, del, dell'internet, tutto del, di quello che succede che osserveremo. Delle... Non vogliamo essere polemici, non vogliamo essere. Io sto cercando di fare la diplomatica. Basta. Secondo me, c'era un punto di domanda. Non vogliamo essere polemici, no. certo? No. Saremo onesti, saremo onesti sì. e speriamo che vi piacciono. È la prossima live. La prossima live, che già abbiamo la data, questa la possiamo già dare così poi ve la ridiciamo. Martedì? No, martedì no. allora martedì no. <ride> mi sembra che giovedì, giovedì giovedì, Sei. giovedì. So Sei. quindi preparatevi vogliamo già no non ve lo diciamo non ve lo svegliamo subito no no seguiteci sui nostri social e lo scoprirete sì, esatto Esatto. Seguiteci ricordate sui nostri che nostri social... la, nostra, la nostra non è cattiveria ma la nostra no. è onestà è onestà 100% Questa roba onestà di in olio para... d'oliva Para S, perché non voglio dire paraculo, però meraviglioso, vale tuttissimo. Sì. Oh. Sì. Sì, 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 speriamo, speriamo, oh, vedremo di, di fornire uno spettacolino. <ride> Divertente. Che vi, vi possa piacere. Bene, le novità, mh, quelle insomma, decise, sicure, le abbiamo già dette. Gli ospiti, ancora non ve li diciamo, però, ne abbiamo una sfrangonata, pronti eh, lì eh, che si stanno riscaldando per essere, che scalpitano. Eh, sì, mh, per essere tirati fuori. Ci sono delle rubrichette che dove stiamo un attimo pensando, quindi stay tuned, eh, seguiteci nei nostri social, fateci magari un follow come dicono i professional, così rimarrete aggiornati. E se volete, ricordiamolo già subito: poi ve li ricordiamo. Eh, se volete rimanere proprio super aggiornati e eh, continuare a parlare non solo con noi, ma con la community che adesso è diventata anche abbastanza grandicella di fumetti onesti seguiteci sul nostro canale no non è un canale gruppo telegram che trovate trovate il link è un gruppo, un gruppo. è un gruppo, un gruppo trovate il link sia in descrizione che qui su twitch eh, lo trovate anche qui su uh, youtube qui su uh, spotify e eh, qui eh, numero di ricordo su uh, instagram e mi pare basta <ride> credo di aver detto tutto cliccate sulle campanelle cliccate sulle campanelle così rimanete bravo 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 eh, così rimanete aggiornati bravo bravo la gina non si è ancora palesata direi che la cringe è altissima è altissima, altissima. altissima. Si pal iniziare. è palpabile iniziamo possiamo iniziare e come da tradizione Inizia Marta <ride> lo sapevo vabbè allora eh, io ho portato tre titoli per questa sera cominci già dall'indizio no va bene no ne... allora sono tre titoli che in realtà sono abbastanza mainstream o meglio due sono mainstream adesso e uno secondo me tornerà ad essere mainstream a breve perché ne stiamo parlando in un po eh, speriamo che appunto col suo approdo su netflix della, della, della serie anime eh, si sveglia anche la casa editrice che l'aveva pubblicato 87 anni fa soprano di panini ah. e eh, parlo di host club che oh. sto leggendo in questo momento infatti non l'ho ancora finito sono al numero 14 che su 18 è stata spedita eh. sì eh. Sì, perché devo dire che eh, mi sta piacendo molto, ma è stata una lettura un po' difficile, soprattutto per i primi... No, non per i primi numeri, i primi numeri no. Però... Um, niente, io parto sempre per vai, la tangente. Va. Ma chi se ne importa? No. Vai, vai, niente, vai. Per questa questa storia, questo manga parla di... <ride> Eh, di questa scuola, di questo eh, istituto privato costosissimo, super altolocato, e di questa ragazza che vi eh, capita, grazie, cioè riesce ad iscriversi grazie a una borsa di studio. Eh, sbaglia casualmente. Eh, siccome non gli avevano ancora dato la divisa, è, è vestita insomma un po' trasandata, un po', sembra un po' un maschiaccio, anche perché ha tagliato da poco i capelli e tutte queste cose qua. Um, per sbaglio entra in una stanza, stanza di musica, e in realtà si trova davanti a questo stuolo di ragazzi bellissimi, che non sono altro che un host club. Eh, cioè che esistono anche proprio in, in Giappone sono questi eh, club appunto dove le, le, in questo caso le ragazze vengono intrattenute da questi host quindi da questi ospiti eh, vengono coccolate insomma questo è uno dei gruppi della, 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 della scuola eh, ma la vicenda par parte perché? perché questa ragazza a parte che viene scambiata per un ragazzo e questa cosa ovviamente andrà a giocare a suo favore/slash sfavore, eh, purtroppo fa cadere un, un vaso costosissimo e per ripagarlo i ragazzi le dicono: Bene, allora tu da oggi farai parte dello Sclab, quindi intratterrai con noi le clienti. Sfigata, sfigata, cazzi tuoi, ripaga sto vaso cinese. E da qui cominciano una serie di episodi. Ecco, li chiamo episodi perché, diciamo, per i primi 11 numeri, 10 più o meno, eh, si tratta di un manga episodico. Non lo dico con, con accezione totalmente negativa, eh, mm. eh, perché, comunque, questi episodi, siccome i personaggi sono parecchi, ci permettono di, conoscer cioè, sì, ci permettono di conoscerli meglio perché più o meno tutti per i, mh, gli episodi sono riferiti a uno o due o più personaggi e quindi riusciamo a capire il loro carattere, come si rapportano con gli altri membri del gruppo, un pochino i rapporti fra di loro crescono, soprattutto tra uh, Arui, che è la nostra protagonista, e Tamaki, che è il presidente dell'host club, nonché uno dei ragazzi più stupidi che io abbia mai incontrato nella storia del manga, ma... Lo amiamo per questo. E niente. È uno sciogio degli anni, anni 2000. A me i disegni comunque piacciono, sono state fatte molte critiche ai disegni di Host Club, ma a me piacciono, soprattutto perché magari uno ha in mente il Ci primo vuoi far volume. vedere qualcosa oggi. Torniamo all'antica. Sì. Non abbiamo slide, non abbiamo slide, è vero? Siamo analogici oggi. Eh, non voglio fare grossi spoiler, però eh. aspetta, perché non mi piacciono gli spoiler capito? Non ci piace, no spoiler, no spoiler, hashtag no, spoiler. no spoiler. hashtag, no spoiler. Ecco, questo è... no, niente, sto zitto. E pare che sia un volume pieno di spoiler. Eh, eh, sì, questa è decisamente una cosa. Ma dai, quegli intermezzini spuzzi tra un capitolo e l'altro. E ci sono in tutti i volumi tranne che qua. Adesso li trovo. Aspettate, no spoiler. non andiamo da nessuna parte. Quello della copertina non mi piace. Ma poi, tra l'altro, mi sto autospoilerando perché sto andando <ride> <avanti>. <ride> oltre, il mio... <ride> oltre il mio segnalibro. Ma vabbè, fa niente. Io mi vabbè. Insomma, questi sono i disegni. Ma poi, però, ah, siamo vabbè. già avanti. No? Un volume già avanti, Sì, esatto. Evolvono eh, molto eh, anche vero, il, il modo Volevo in cui lei disegna. Proprio... Guardali qua, guarda che belli. Guarda che belli, tutti a cavallo. Eh, sì, no, che meraviglia! i volumi. No. no migliora molto eh. Accidenti. i primi sì effettivamente avevano questi occhi molto, molto, molto grandi, padellosi, sì, padellosi. Sì. però non so vi dico è molto divertente ecco questa è una cosa dello shoujo che in pochi shoujo anni 2000 si ritrova sì, un altro shoujo divertente per esempio che certo. mi viene in mente è l'obli complex perché comunque erano due buffoni anche lì i protagonisti <ride> E, beh, è molto carino. Spero appunto in una riedizione anche perché trovarlo adesso completo purtroppo è uno è abbastanza difficile. Due chiedono veramente una cifra spropositata, considerando che è proprio la versione edicola: sì, i classici volumetti da 5 euro di, di panini, quelli tagliati Niente. male con la copertina più corta sì. della, del volume. Sì, esattamente. Quelli che si sbucciacchiano tutta la... Uh -huh. la, okay. la sì, che se li leggi più di due, due volte... Basta. Insomma, vanno. E niente, mando. questa è la mia prima lettura. Sono, cioè, Sto andando un po' a rilento perché appunto eh, il fatto degli episodi non è totalmente negativo, ma ha anche la sua parte negativa, cioè quella di non far succedere, cioè non far andare avanti davvero la storia. Ecco, la storia comincia ad andare davvero avanti, quindi eh, quella che poi interessa, gli, gli sviluppi veri tra i personaggi dal decimo slash undicesimo volume in poi, quindi insomma sono tanti da, da macinare prima di arrivare a un vero sviluppo. Però se uno se lo diluisce con calma, secondo me merita c'è anche la serie animata su Netflix c'è cioè, la serie animata però... che, che è... È comunque è datata ed è stata e... però adesso buttata okay. su, su, Netflix. su Netflix e co non copre tutto il manga ovviamente no ma va cosa... copre forse 5 volumi 4? niente pochissimo quindi. poco sì, introduce un po' tutto il mondo dello eh, de Sclab ci lo, sono lo... anche i due gemelli un po' birichini Kaoru e Ikaru eccoli qua eccoli. la chat chiede fedele la serie? È fedele agli episodi, sì. Gli episodi che ci sono descritti nella serie sono praticamente identici nel, nel manga. E la serie ha un finale suo? ma il, La serie TV? Sai che non, non me lo ricordo. Lo scopriremo strada facendo. Non mi ricordo. Ah, ah, penso di sì o che comunque forza, venga conclusa corso, con, un, certo. boh, con un detto non detto come tanti certo. anime che venivano Aperto. fatti soprattutto sugli shoujo. Questa cosa l'ho notata soprattutto sugli shoujo uh, Io come tu ben sai mm. Questo No non sto facendo un momento onesto <ride> Era già pronto col dito <ride> No non credo sia un momento onesto Però come Come tu ben sai Marta mm. eh tuo, questo titolo non è proprio un titolo fatto per me. Non c'è scritto Elena. No, non scritto Elena no, c'è scritto, 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 ma c'è la riga no. sopra. Recommended, recommended for Elena non lo no. troviamo. Non però, però essendoci l'anime, esatto. Io comunque niente. direi niente nome della di curiosità. Dare, esatto si può dare una possibilità si è molto dare, trash no? oh, ma sì, ma il crea. trash ci piace il trash ah, ci piace. ma è un trash divertente trash. Cioè, è un trash sì. divertente per quello El è, è molto ehm, coinvolgente anche secondo me davvero divertente godibile sì sì ti fa passare a... ti mette allegria anche il sì. manga ti mette allegria davvero per quello che forse è un po' atipico anche come shoujo e per quello che eh, non so se sia stato accolto così tanto a, a, alla, alla sua epoca cioè, quando, quando uscì e, e non so a me insomma lo eh, apprezzo anche in età adulta nonostante sia fuori <ride> uh, target sì, decisamente fuori target, anche se comunque a me il shoujo continuano a piacere. Sei in target? Mm, lo, lo apprezzo. Esatto. Sì. La chat continua a dire, è paragonabile a qualche altro manga? Allora, eh, diciamo che come target è un reversarem, ok? Quindi una donna e eh. tanti uomini. Sì, un, esatto. Un genere femminile e tanti generi maschili. Sì. <ride> eh, oh, bella domanda. L'unico che mi viene in mente è che è uscito poco tempo fa, che vabbè è stato pubblicato da Goen, quindi boh, eh, l'ho trovato abbastanza divertente, anche questo è un reverse harem, anche questo è carino, o meglio, a me è piaciuto molto, eh, si chiama Kissim Not Me. Mm. Sì, sì, Hanno fatto sì. anche, anche di questo c'è la versione anime. Anche questo è un po' assurdo, un po' strampalato, mm -hmm. perché qui invece di essere ragazzo ragazza si gioca sul fatto del eh, brutto anatroccolo, della ragazza brutto anatroccolo Perché prima era Cicciottella. Lei super Fu quindi amante degli Yaoi. Mm -hmm. mm, in una delle sue serie preferite muore, cioè muore il, suo, il protagonista. Lei si scioglie, cioè letteralmente, quindi fa una settimana a piangere, dimagrisce e diventa figa e quindi <ride> e già gli vanno dietro poi tutti i bonazzi della scuola, questa cosa è abbastanza buffa, quindi per quello che lo ha, un po' li avvicino ma un po' con le pinze perché c'è il reversarem e c'è la componente assurdo, demenziale, ridicola che fa ridere. E poi non lo so, ci sono altri Reversarem, ma, ma alcuni fanno cagare. Proprio detta, brutale. Brutale. Mm, tipo Perfect, Perfect Girl Evolution. È mm -hmm. stato uno spreco di soldi, di tempo, durato più di dieci anni, penso, perché hanno, hanno pubblicato quei 36 infiniti volumi. Mazza! Sì, penso che più di dieci anni ci hanno messo a pubblicarli tutti. E poi e... un cliché continuo. Un, un cliché continuo, gli stessi episodi esatto, ripetuti all'infinito. Esatto. Cioè c'è Halloween almeno 25 volte. Non crescono mai. E lei lo no. dice anche nei free talk che non crescono mai, ci scherza sopra. E... e per un finale terribile, quindi... Vabbè, questo è qua. Ci sono altri... Non so, devo, devo, devo informarmi, o mi devo, devo fare un refresh mnemonico. Non, non mi ricordo adesso se c'è altro. Quelli che mi sono venuti in mente così: uno carino e uno brutto dello stesso, della stessa tipologia, sono questi due qua. Beh, rendono un'idea, però, rendono un idea. Mm. Bene, bene, bene. Sei stata esaustiva. Non sono convinta per niente nella lettura, ma dell'anime... Ma l'anime eh, potete dargli un'occhiata, 23-26 minuti, togliendo gli 85 della, della sigla, sigla finale, iniziale, che però sono carine. Eh, 20 minuti, dai. Grazie. Oh, grazie. Eh. <ride> Anche allora, <tu>. a, pro... <ride> a proposito di... Uh, shoujo vado io? Vai, vai, vai. Ma, eh, è Elena che pronuncia la parola shoujo, appunto, eh. volevo dire Permi tutti. tutti. Un attimo, perché in questa live ci sarà Elena che parlerà di un titolo che potenzialmente potevo portare io e io che parlerò <ride> di un titolo che poteva potenzialmente portare lei. <ride> che poteva... chi? Che poteva tu. potenzialmente portare... Tu. no, anche, anche la Marta. Anche, anche Marta, sì, sì. Eh? Ah. Ma l'ho portato io! Ma porta non sa che. <laughs> Io la non sto capendo. Ah, no, aspetta. Quello che devi Perché mi fate fare l'Antonella ah, e Elia no, della vabbè. situazione? No, tu ma guarda, la stiamo facendo vuoi. tutti e tre. Infatti, <ride> non ti preoccupare, la stiamo facendo tutti e tre. Sì, diciamo che ci siamo un po' scambiati i ruoli. Sì. I ruoli, i titoli. No, no, questo è perché a testimonianza facciamo un momento del fatto questo, che siamo onnivori. Di... Del siamo fatto onnivori. che siamo onnivori, che non ci si preclude eh, niente, nessun. Eh, target, genere, titolo, quello che vi pare, insomma, diamo una possibilità a tutti e a tutto. Allora, quello che porto, di cui voglio parlare io, è appunto uno shojo ed è uno shojo eh, vintage, quindi uh. oh. ho detto tutto. Allora, questo uh, titolo io ci giravo intorno da parecchi anni in realtà, perché frequentazioni mangose in tempi non sospetti me lo raccomandavano uh, caldamente, quando ancora nel magico mondo, un momento nesso, di mangagram, non non, o dell'internetgram, o del fumetto, o dei, cioè, ma, sì, si parlava, non si parlava, però era una cosa molto... Molto, come dire, non se ne parla così come adesso, quindi io c'erano tutta una serie di pregiudizi, li dico proprio molto chiaramente, nei confronti di questo. Uh, di questo genere, di questo no, non è un genere, sì, genere di questo target ehm, di questo titolo in, in particolare perché molto banalmente dicevo: oh, ma 'Una roba vecchia, una roba di 70'. Ma non mi piacerà mai. Non mi piacerà mai, eh, cara Elena, quando arriva il momento di dire ti sbagliavi <ride> è giunto il momento di dire sì, mi sbagliavo perché questo titolo mi è piaciuto parecchio, e qual è? Si chiama designer. Designer oh, di, uh, di Yukari i L'ho detto bene, no, i Ciglio. Ichi ichi. Allora, allora uh, pronunce... chiariamo subito questa cosa: le pronunce: chi se ne frega. Ok, Mekudonu, Radu, che cacchio è eh, giapponesi, tacete, via, Pro vi pronunciamo come cazzo vogliamo, via. Quindi io ho deciso che la chiamo Yukari Cigio. I Cigio sembra troppo Gigio. No, 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 non mi piace. Che è un anime, no, io ve lo ricordo sempre, prodotto tra eh, comunque, Rai, Rai Ma yeah. no, sì. ah, veramente no. si dice Cigio. Cijo. I Cijo. Ichjo. Senti, mm, mi beh, piace proprio ho deciso Io... che mi piace, eh, di... grazie Paolo, <ride> <ride> che sta <ride> sottolineando la mia ignoranza. <ride> va bene devo dire Cigio, ma non e mi ciglio. piace proprio. Ho deciso. Devo... <ride> va bene, eh, che cos'è il mio showcase preferito? Era eh? allora, vorrebbe circolare un messaggio vocale dei 35 minuti. Ah, è vero, sì, è molto vero. E questo lo dicono dalla chat degli, degli Onester. Vabbè, parliamo subito di questo... Di, sto tergiversando troppo, perché... Mh, sì, mi ha sconvolto, mi ha sconvolto questo, questo titolo. Non pensavo mi è sarebbe, piaciuto tanto. Non pensavo mi sarebbe piaciuto così tanto. Io pensavo che mi, mi sarei tediata da in tutto questo eccesso di melodrammaticità. Ho detto, vabbè, basta, che fa. E invece no, e invece no. Mi è piaciuto veramente tanto. Un titolo del 74, se non mi ricordo male. Eh, le protagoniste eh, allora parlare della trama di questo fumetto è veramente difficile, è estremamente difficile perché qui si incorrono negli spoiler Resti. a ogni passo, cioè è veramente difficile. È veramente difficile. Sostanzialmente la protagonista, anzi le protagoniste sono due. Uh, Ami, uh, che è questa modella Ami, la sto pronunciando giusto? Giusto, giusto. Uh, questa modella di, di ricordiamo grande... Il, ricordiamo il titolo? Designer, designer. Okay. l'ho già no. detto. Desi sì, l'avevo detto, designer. però ho sproloquiato talmente tanto che si è perso una le mie parole. Designer, per. designer di Yukari Ichijo brava. Okay. La signora, Ichijo le protagoniste, la protagonista è Ami, che è appunto questa modella super invidiata, super eh, ammirata, amata e odiata anche: odiata per la sua. Invidiata anche per la sua estrema bellezza, eleganza innata, portamento eccetera, eccetera, e anche la sua eh, dedizione al lavoro al limite, anche senza limite, dello eh, stacanovismo, e poi la eh, designer, la stilista Reika Otori, la sto dicendo bene, non lo so. Reika, eh, che disagio queste pronunce, me le vado a sì, cercare. Sì, ma Che è appunto una, una stilista uh, di grande successo e di grande fama nel, in questo Giappone degli, degli anni '70, e Ami è la sua, la sua modella di punta, ok. Eh, la signora Reika, insomma la, la stilista è proprio la tipica donna che si è fatta da sé, la proprio la self-made woman, quella che eh, è capace di fare qualsiasi cosa per raggiungere la fama, per essere proprio al top del top, per essere la migliore delle migliori nel suo campo che è appunto quello della moda, e insomma succederanno tutta una serie di cose che non si possono raccontare, che non posso raccontare, perché faccio spoiler uh, tutto spiano? Ma insomma, uh, sembrano così perfette, hanno un passato: un passato che non, ti, non si scopre subito. Non sto leggendo la chat, meglio perché, <ride> perché sennò mi distrae. <ride> Nascosta forza eh, insomma, un, un, un passato anche loro nascosto e, e niente. E la devo finire qua perché eh, se no è un eh, casino. Si può dire ah, altro po personaggio molto importante perché le loro vite, insomma, si intrecciano in questo bordello di eh, colpi di scena e di eh, vendette e di amori non corrisposti e eh, che altro legami di sangue eh, incidenti eh, c'è pure la morte ci è sono veramente... tutti i cliché del manga tipico sciogio degli anni sì, 70 drammone è eh, proprio un drammone eh, con one 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 melodrammatico a livelli che estremi. superano l'assurdità ed è sempre di più sempre di più sempre di più e ma è questo bellissimo. è il suo fascino è bellissimo perché uno si mette a leggere e dice ok cosa sto leggendo affascinato dai disegni che devo dire me li sono, sono molto 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 sono, belli sono veramente mo molto belli non si vede un po' Si vede qualcosa? Si vede, Felici, sì, si, 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 vede, vede. si vede. Ok, e ho segnato questa che tanto non è uno spoiler. No, no, vado sul sicuro, non lo faccio vedere. E, e eh, quindi, insomma, il pregiudizio della Elena che non vuole leggere le cose, non voleva leggere le cose vintage perché mi annoia, mamma mia, tutto sopra la drama. No? L'autrice è bravissima a tenerti incollata, proprio incollata alle, nelle, nelle, alle pagine, proprio tu non, non, non vuoi smettere. Anche io l'ho letto in una mai, volta Mai. Cioè, l'ho eh, letto proprio di botto. E mm. pur consapevoli di, appunto, di questa assurdità continua, ne vuoi, ne vuoi di più. E non, non, non rimani mai annoiato poi un'altra cosa di pregio che mi è piaciuta molto è la caratterizzazione dei personaggi non solo fisica ma anche proprio caratteriale perché sono uh, delle personaggi soprattutto ma non solo anche i personaggi ehm, ben sfaccettati, molto sfaccettati molto... Um, Uh, come dire, la, la protagonista, per esempio, non è solo perfetta, intoccabile, anche lei ha delle zone d'ombra, così come la stilista. E, e niente, quindi sì, questo è proprio l'esempio del, della lettura di, del, del fatto che non ci si deve pre, insomma, eh, negare niente, e dare il tempo al tempo, perché poi eh, arriverà il momento in cui quello che insomma, non, non ti piaceva in un, in un momento della tua vita, poi chi lo sa, ecco grandi sorprese. Parlo. Grandi Ma... sorprese consiglio molto, ne avranno letto tutti? Non lo so, chi lo sa, magari ci sta qualcuno designer. Designer designer posso dire due eh, paroline: design solitrice? it showcase, sì, di pure. Io non ho detto le riviste ribon, eccetera, eccetera, no, dove dire. Allora, l'autrice <ride> è molto famosa, lo è tuttora, ma lo è stato sì. principalmente per la sua opera, più sono due principalmente. Una sì, è me ne sono Can segnate, Cancled, ma io non le voglio... Mm -hmm. Pubblicata, mi sembra, su Margaret, tra è durato tantissimo, tra l'82 e il 2002, può essere, Ce 19 schicolo. volumi completato, a serie tv eh, Cose teatrali eh, ovi e uh -huh. parla di ragazzi ricchissimi di una scuola che cercano di risolvere misteri aiutando la polizia locale e combinando di ogni. Poi un'altra. Sua più famosa è un Giuseppe pubblicato su eh, Chorus e si chiama Pride e parla di due cantanti liriche che cercano di rivaleggiare, diventano amiche e poi non si diventano amiche. Tutto contesto. È tipo uno spoken, però ambientato nel mondo della, della, della lirica. L'autrice è comparsa più volte in televisione, cura le stesse sceneggiature della trasposizione dei suoi manga e tante belle cose. Brava. Ma tra l'altro io l'ho cercata, ho cercato un po' di, di info. Ha cambiato moltissimo lo, lo stile, stile di disegno negli anni. Mm. È una di io non che credevo nemmeno che fosse la stessa. Hai visto, detto, poi è migliorata tantissimo, Puglio, diventato ma si sì, è, sì, è, sì, sì, sì. È, belli, è bellissimo. Mm. Sì, 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 È una delle poche dell'epoca che maturando, Continua. È migliorata, sì, mm. si evolve sì. davvero, sì. Sì. Non infatti <io>. Sarebbe bello, però Laglio no, è esatto. evoluta a livello di trama. Momento onesto, <ride> onesto i disegni dell'aglio di dopo gli anni Ottanta mi fanno schifo. Ma malissimo. le storie sono migliorate, le storie, le storie sono diventate sì, molto le più belle. Sì, accidenti, sì è vero, è vero. Ma è oh. Mamma, Film quanto fa? Fio <ride> <ride> Bene, 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 la mia volta. È la tua, è la tua volta. volta. Allora, io non so se parlare del titolo che ho spoilerato nelle storie oppure di un titolo che, visto che stiamo parlando di Scioggio, continuo la tradizione di oggi. Allora, anch'io vorrei portare uno Scioggio che poi è un po' borderline tra Scioggio e Giuseppe perché la regista ha cambiato, ha cambiato bandiera un po' più volte. Anch'io ho un protagonista che nel mio caso è eh, un uomo, viene scambiato per una donna, e anch'io ho il titolo Episodio. Sto parlando, no, no. Sic siccome nella scorsa stagione ci sono stati dei nostri cavalli di battaglia che sono stati Oni Clover <ride> e Imitzu, ho detto perché non cominciare con Imitzu? Mitsu? <ride> finalmente... Clover preparatevi, eh, preparatevi, che preparatevi. Fine... Che e sto finalmente l'ho trovato, trovato, mi è arrivato tutto di colpo, maledetta Goa, in sistema alla distribuzione, ti voglio bene lo stesso e finalmente sì. ho potuto leggere fino alla fine tutto di colpo questa storia. Dunque, riassumiamo che cos'è, parla di un gruppo mh, di pulizia scientifica, il nono, che utilizza una tecnica innovativa per eh, risolvere gli omicidi che si chiama risonanza magnetica tomografica cosa succede? vanno a prendere il cervello delle vittime e eh, riescono a recuperare le immagini senza audio di tutto ciò che è avvenuto fino a 5 anni prima quindi si vede tutto quello che ha fatto il, eh, il poveretto eh, l'eventuale omicidio o si dipende se è stata la vittima o se è stato il carnefice insomma si viene a sapere si risolve praticamente il caso ma Dov'è La parte bella della trama sono fondamentalmente due: tre. Il tipo di disegno, che è pulitissimo, chiarissimo, elegantissimo e anche un po' a tratti decadente. Il tipo di casi che vengono affrontati, che hanno sempre un risvolto misteri, un po' colpo di scena all'Agatha Christie. E un, però molto scientifico molto scientifico esattamente accurato anche linea, questo che è e, molto è, una storia tendente al barocco decadente dei casi che vengono affrontati con come se la morte fosse cioè dall'inizio da in là per poter svolgere indagini e riuscire a stravolgere anche le vite delle persone con cui eh, le vittime sono venute a contatto e, a episodi non, non praticamente. Allora, l'autrice è stata brava a disseminare durante tutta la storia piccoli particolari che poi si eh, vengono svelati, messi insieme nel caso finale, che è un grandissimo caso che dura due o tre volumi, niente spoiler. E no, no. succede una cosa che... Succedono cose. Succedono cose, tra cui quella che il lettore dice. Succederà questa cosa? Ve lo dico subito, non si sa. <ride> cioè, no, io lo so, però. Scippa, scippa bene e <ride> chi non scippa, scipperà. E... <ride> Questa frase. Chi non scippa, scipperà, e... è bello, sì. Voglio fare... Non posso fare disegni perché da bravo genio quale sono ho preso l'ultimo volume, quindi niente disegni. <ride> Vediamo se. Vabbè, no, puoi niente gli disegni. Di copertina. Ma aspetta, no, niente. Ah, no, agenda nera, allora. Il disegno è così, però no, dai, dai, che cerco qualcosa. Eh, oddio, ah, si no, potrebbe lì. No. Mi sa, di no arca. Eh. Eh. Intanto. No, niente, io qui niente, leggo niente, la mitica Tisano Reika, è questa che non dovevo leggere. L'autrice E Reiko Shimizu Non l'ho detto. Può anche bene come Tisano Reiko, anche? Quindi abbiamo Mystery abbiamo horror, abbiamo un thriller, abbiamo una storia d'amore che trascende il genere, e abbiamo un po' di splatter un po' di gore. Mi è piaciuto. È tutto si, questo in uno scioggio: in uno shoujo, attenzione! Sì, eh. scioggio, un po' borderline: è un po borderline però, però, però se uno però cerca dice: Accidenti, sì. Caspita. Allora, a cosa lo posso paragonare? A... Mi ha ricordato molto Hannibal, la serie tv, e un po' anche quei CSI, però gli episodi quelli più, più strong, perché non sembra un ma manga molto crudo. E... estremamente crudo sì, ma anche nelle scene eh, ti fa, di... stavo giusto per dire che ti, ti fa insomma ci sono delle tavole abbastanza forti. pesanti, forti, sì, sì, cruenti sì. di... che sono però disegnate con una live... sì, un vero. livello di minuzie di, di, di dettaglio eh, che insomma stai lì a guardarli ad ammirarlo come se fosse effettivamente un quadro un quadro, eh. un quadro. Eh. Sì. Un, un quadro. C'è anche il manban dedicato all'autrice che vi consiglio, sì, che fa vedere anche vede, la sua vede, vede, vede minuzia vede. di correzione nei particolari che per noi possono essere insignificanti, mentre per lei sono veramente importanti, quindi li modifica, su modifica anche se non c'è bisogno, ma lei è matta e quindi Lei quindi... è precisa, lei è precisa. Io oh. dirò sempre quanto sono rimasta contenta di vedere quella PCR di un manga cosiddetto. Ma questa è una PCR. Una PCR. Una PCR. Una PCR. Allora, bello, allora, bello, bello. Sono 12 volumi e 9 casi, 10 casi, perché è il primo caso è l'introduzione a quello che serve. Bello, bello, bello. Marta, tu che lo acquistai... Lo acquistai? Acquistato, l'auto comprato ho acquistai. Eh, lo acquistai, uh, uh, durante una live. Lo acquistai. Sì, <ride> sì è vero, e, non è, è ancora, è ancora libreria? in libreria, non sai cosa ti aspetta. Se <gasps> eh, so. io da un lato, ho roba da leggere, un sì, sì, lato ti invito anch'io. Io perché anch sono di quei punti che rimarrai. Così. Ma quindi e mi lì... consigliate di leggerlo o no? Sì, perché Vabbè! quando arriverai a quei punti ci scriverai. Sì, va bene. O oh, in diversi punti ci scriverai. Scriverai diversi punti alla fine, poi sarà un po'. Oh, certo. Allora, ricordo a tutti gli ascoltatori a casa so. del mondo che tutti i manga di cui parliamo li potete trovare su Manga Mania Firenze con lo sconto del 5%. Non sta partendo il banner, ok. Con lo sconto del 5% con il Nella codice Fumetti un 5 giusto, giusto? Quindi approfittatene, approfittatene. Uh, bene, io direi che uh, ma Marta ha gli arretrati <ride> in casa, <ride> ma non è. è la sola, qui parli con cinture nere stupendo. di arretrati. Ah, vabbè. Terzo Dame, Lasci lasciamo perdere, lasciamo perdere. Sarà un argomento di eh, Comic Comari: Comic Comari. Sì. E questo è un indizio, uh, dunque, io direi che possiamo già partire perché abbiamo cianciato a sufficienza con eh, la rubrica confermata e eh, salutare una povera faccia che adesso starà a dormire dopo che ci sentite parlare. <ride> uh, no, una, una nostra amica, che siamo molto molto lieti di eh, ripresentare e riconfermare come rubrica ricorrente di queste live uh, regular quindi insomma partiamo subito con la sigla della, della rubrica vado? Eh. vadi vado, vado con le news? sì questa regia era un po' distratto va bene, non la facciamo entrare cioè, vado? eh, direi buonasera non ti si vede sì oh, vado. oddio non abbiamo cellulare. bevuto ah, cioè, eh per sì, <ride> quello che non la volevo mostrare ho non la vedo magari non c'è io, io in realtà mi vedo no no sei unica. oscurata no. vabbè ma ti sentiamo quello Dai, è l'importante meglio, meglio così ma non, non lo è, lo è vero, vero? <ride> ma si sì. è, è, è una postazione di emergenza quindi <ride> comunque Volevo Io dire ce cose... la faccio, adesso mi muto perché <ride> sto ridendo come una matta. <ride> Dal buio no. della notte, <ride> col favore delle tenebre, volevo dire due cose su... Ed è il nome della luna. No, vabbè, ma non ti abbiamo presentato, scusatemi. Maria Stefania, Kaiko Elize. la trovate su Instagram, per favore, seguitela. Eh, che cavolo, non si dice mai. No, oggi non la vedete. Oggi la non la vedete, vedete. Ma, è. ma è qui tra noi. <ride> è qui tra noi. Abbiamo è fatto qualcosa... il summon di Maria Stefania. <ride> L'abbiamo evocata. È, una, è un episodio di OSCLAB, Club, e questo, lo può capire solo Marta. Ma... Esatto. <ride> È una Perché, poria, vabbè, ecco, no... volevo dire due cose, una su Osclab vai, vai. e una su, su Inizio. Allora, Osclab in realtà in Giappone è stato un, un successo straordinario, quasi 15 milioni di copie vendute. L'autrice si prende talmente in giro che quando la storia inizia ad andare per il dritto dice: Vabbè, è primavera di nuovo, ma da questo punto andiamo normali. E quindi sì, esatto. qualcuno ai tempi ha incastrato tutti gli episodi. Prima, in modo che abbiano un senso e hanno un senso poi invece sui Mitsu volevo dire che una persona che conosciamo ovvero Gardi ha inventato sui Mitsu Salutiamo. e su Hannibal la frase ci scippo qualcuno giusto yeah. per dare una cognizione una di causa e anche <coughs> Goen <in coughs> Season Zero <coughs> eh, brava Comunque, eh, bando alle ciance, non ho grandi news, ho più due riflessioni. Mm. Di... La, ver la vera news è che il mio, pro il mio... proposito per l'estate è fallito miseramente, volevo leggere il poema e ho letto tutto il poema. No, altro. è vero. Non, eh, non vabbè, è un Ma siamo fiduciosi per l'inverno? Sì, ah, sì, infatti è una sì. lettura invernale. Invernale, è vero, una lettura invernale. Questa è una cosa che Marta sì. dice sempre, sempre. Cosa, ma non penso, l'hai sempre detto che il poema è una lettura invernale? Mi sa, mi, mi sa che te l'avevo detto io, però. No, Marta, la prima a dirmela è stata Marta. da mo prima che lo leggessi e ha ragione. Comunque, poi, ha ragione. Oh, ho fatto una stanza di Eh? Oh, ah, mente. che cosa? <ride> Maria Stefania in veste del nemico del dottor Gadget col gatto bianco, la sua identità no. arriva a Rana Scosa il gatto è nero però vabbè è in tono mi metti già attenzione fare... non è, è sì. mica la murcia che distrugge un manga non ce la posso fare Dai, Dunque, vo volevo fare due riflessioni una me l'ha ispirata a Manga Mugura fonte di notizie e di riflessioni universali ovvero uh, Darwin, Darwin Incident la serie che uscirà mm tra qualche mese per uh, Dynit, mm -hmm. è venuto fuori che doveva essere tagliata, senza pietà, al volume 2. Mm. Ma grazie all'apparizione um, su un programma televisivo giapponese, c'è stato il boom, che ha portato anche alla vittoria del manga Taisho e ora fa numeri strabilianti. Questo per dire che tutto il mondo è paese e basta un po' di pubblicità da parte delle persone giuste e tutto vende, come mm -hmm. per dire conta più la spinta che la qualità non in questo caso perché io il manga non l'ho letto quindi non mi posso esprimere ma a volte funziona così e l'altra riflessione me l'ha regalata Panini oggi ma non ci mm. proviamo neanche a fare finta di per vendere cultura la variant della variant in 216 copie a 200 euro l'una, cioè io lo capisco che loro siano un'azienda e fondamentalmente vogliano vendere ma perché? La mia domanda è io non sono una collezionista, la domanda è perché? Di che cosa è fatta? Non della stessa cioè, sostanza guardate sogni. No, no, e non è o fatta Magari sì, o magari sì. No, magari degli incubi. Degli o magari è fatta, è fatta in pura pelle di eclisse. Ah certo. Eh <ride> sì, sì. Non lo so. Eh, sono solo che neanche i libri di Brandon Sanderson che vende lui eh. con l'edizione in vera pelle eh. Eh, con l'autografo e tutto quanto costano così tanto perché costano 100 dollari in uno e non ne sappia 200 ca... copie. Comunque sono sicura che, li, che le venderanno tutte. Che tra qualche settimana saremo tutti a vedere qua quanto le rivendono su Vinted. Dalla eh, sciatte... guarda, ma tra l'altro neanche quelle di Louis Vuitton dei. Mh dei travel book costavano così tanto eh? quelle le versioni in pelle vieni qua no forse oh! la versione in pelle costava mille euro però scusa di lui vittò mica di panini che cazzo d'accordo scale... d'accordo la matura è <ride> va niente, che è cringe, stiamo diventando proprio di un cringe. Ed è bellissimo. Perché è arrivata la Jay, è arrivata la Jay. Oh, è un concerto. concerto. Salutiamo. Salutiamo, salutiamo Gina. Gina oggi non parla. Aspetta, non che parla. È no. come già assonnata. Sì, va grazie, bene, amore. Eh, direi che Oddio, posso che cosa Posso tornare nelle tenebre? un momento, di... si è sentito <ride> delle voci de... de... da... dall'oltretomba. Perché eh, la niente. vabbè, niente. Sì, sì, ma, chi... ma, vabbè, ma oggi va così, eh. va proprio così, sì, uh, sì eh, signora oscura. <ride> Pos posso tornare, posso <ride> tornare nelle mie tenebre? <ride> Direi... ce la posso fare che cosa dicono dalla chat lo schermo nero era per il dissing sulla variante di Persec. no, no tutto profetizzato lo schermo nero penso sia il fatto che sono dal cellulare no. e fuori tira un vento a 80 km orari no. anche perché la nostra cara maria stefania se devi dire cose, non certo ha bisogno di uno schermo nero allora grazie, grazie il buon programma molto... <ride> è stato <ride> importante illuminante <ride> non mi far ridere per favore che poi si sentirà la mia voce e la mia risata per tutto il podcast e per tutta la live eh già, Bene, almeno, bi, almeno quelli del podcast si saranno persi questo momento <ride> però sentiranno l'audio non capendo un accidente no non è vero perché su Spotify ci potete vedere capito? la, <ride> qualità. la qualità ah quindi questo eh, sarà il mood del, della live della la terza live. stagione <ride> ti prego anche no possiamo chiudere qua <ride> proseguiamo grazie, varie grazie. alla Ciao. prossima grazie Ciao. e quindi Elena non ti si sente non ti si aspetta. <ride> che disagio raga niente non ti si stavo sente stavo dicendo che non abbiamo più la chiusura della, della sigla del breaking news l'abbiamo deciso di tagliarla via ah quante belle gif usciranno fuori <ride> mi divertirò tantissimo va bene eh, Marta puoi di nuovo a me. Sì. allora eh, non so se passare cioè, se parlare di uno shoujo eh, volta, ancora no, di uno cambia. shoujo cambio via allora questo è lo spoiler cioè lo spoiler Vai che poi capirai ho inquadrato una sega chissà di che spoiler sto parlando. <ride> Guarda un po'. Oh. L'uomo motosega. Ebbene sì, parlo di uno shonen, di un battle shonen, il battle shonen di punta che si intitola che si intitola Chainsaw Man. E eh, che dire? Me lo sono portato al mare, l'ho ficcato nella valigia tutti gli 11 volumi. Io avevo 23 kg, siamo arrivati a 22 ,9 kg 9 perfetto e due chili erano di Chainsaw Man ehm, mi è piaciuto molto mi è piaciuto davvero molto è un manga che può sembrare il tipico se descritto può sembrare il tipico shonen il tipico battle shonen perché ci troviamo in questo universo in questo mondo in cui ci sono questi diavoli quindi demoni, diavoli, vengono qui e vengono chiamati diavoli, però insomma sono delle, um, degli abitanti dell'inferno sostanzialmente che si palesano sulla Terra. E uh, c'è questa agenzia investigativa, no, non investigativa mica troppo, agenzia che ha il compito di uccidere questi, uh, questi diavoli, o comunque di farli ritornare al. Um, Nell'inferno, sostanzialmente, ci sta. Abbiamo il nostro protagonista, che è Denji. Costui, eh, lui è un, una sorta di orfanello sfigatissimo, quindi insomma. Il, un po' un cliché il cliché del povero orfanello abbandonato cresciuto a suoni di schiaffi dalla vita e dalle persone che lo circondavano mm. eh, vissuto male sempre comunque schiavizzato l'unico amico che ha è proprio un piccolo diavolo che è pocita mm. che è questo qui Amore. Oh. che è adorabile un piccolo cagnolino motosega e insomma già qui potete innamorarvi eh, succedono diverse cose lui ha delle non vi faccio grossissimi spoiler eh, cioè proprio sono le prime 20 pagine della, eh, del manga sostanzialmente succedono diversi diversi eventi per i quali lui eh, in qualche modo diventa esso stesso un, uh, un diavolo, uh -huh. diventa un, uh, un semi-diavolo, ok? Perché assorbe un'entità. Uh, questa cosa che si è già vista, si è già vista anche in Jujutsu Kaisen, e eh, ok. Però, qui io l'ho trovato, nonostante poi si forma anche un trio, quindi il classico trio due uomini e una ragazza, perciò sembrano veramente sono tanti i cliché del, dello shonen, eh, del battle shonen classico. E allora perché dovremmo leggerlo? Dovreste leggerlo perché secondo me non si salva nessuno. Che mm. senso? Cioè, sono tutti un po' delle merde. Mm. Anche il protagonista, eh, io li ho trovati molto umani, la parte, tanti la parte proprio brutta dell'umanità. E uh, altri invece no, la parte bella dell'umanità c'è proprio poco sono tutti spinti dal, dal, da puro egoismo di solito i protagonisti degli shonen sono tutti molto eroi mm. uh, e questa cosa dopo un po' viene a noia nel senso che questi agnelli sacrificali ma cioè, quindi è ma tipo quindi. d'oro e d'oro più o meno Mm, a livello di splatter sì c'è un sacco di sangue mm. c'è un sacco di sangue infatti io avevo timo ecco tra poco tra l'altro a, a, a giorni uscirà l'anime perciò per gli indecisi ehm, io vi consiglio di guardarlo perché sembra veramente neon flow sono tutti un po' delle merda questa è comunque una massima di vita eh. io direi di, <ride> direi di sì, sì. Sì, Farci delle sì eh, quando conoscete persone nuove sì. ricordatevi che in fondo sono tutti un po' delle merda <ride> però questa diventerà una gif ad uso esclusivo sul gruppo <ride> me lo No, è vero cioè, è, secondo me è anche questa la cosa bella che sono molto 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 umani Cattivi, ma nella, nella maniera modo. anche più, più brutale dell'essere umano mm. e, mh, vabbè la trama poi si sviluppa comunque bene c'è una sorta di Un po' dei misteri, ecco, mm. che non, non voglio svelarvi ovviamente. No. Uh, no spoiler. Assolutamente no spoiler. E esce l'anime. Sì. E sai A una breve cosa? Esce Mi hai convinto e siccome in chat ne parlano tutti darò una possibilità all'anime. Fallo Lo infatti, stavo giusto per dire, mi sa che siamo rimasti solamente io e te, Andrea, a non leggerlo io a non per letto dire la verità e non per altro. Io no, in genere non ho. È stato pubblicato su pregiunto. shonen Jump Plus però plus shonen jump e basta. Mi sembra, non plus, ah, giusto, ah, Maria Stefania, ci stai pure tu a fare a farci compagnia. Eh, sì, però. E eh, comunque um, gli darò una bella possibilità. Visto che ne parlate tutti così, così. Perché sì, no? io sono. Ma siamo un po'. Gli... Anche i disegni, ah, sono, okay. a me piacciono sì, molto. Eh. Sì, sì, sì. Cioè sono uh, i, i visi sono molto sì, standard. Sono molto. Allora, siccome su Shonen Jump Plus, vengono pubblicate serie un po' target un po' vario, insomma, non proprio mm. indirizzato al solito botte, così, insomma, è un po' più un po' più ampio, mm. gli dà una bella possibilità. Ecco. Però secondo me nelle scene rivista. tipo di battaglia mm. di queste a me piace molto, è molto sporco. Ho trovato che dice la chat, ho trovato i disegni orribili tranne quando vengono disegnati i diavoli, in quel caso diventano fighissimi. Io, il io non, avevo, non ho pregiudizio in realtà, eh, io ero semplicemente tediata perché non l'ho nascosto, eh, ho droppato Jujutsu Kaisen, eh, raga, scusate, lo dico sempre. No, no, che scusate. Eh, no non mi scuso al momento nesso ecco. ho droppato ciao mi stavo annoiando e eh, eh. Eh, oh, mi guardo l'anime l'anime mi è piaciuto e, e, insomma quindi stavo un po così ho detto ma ridò la possibilità però ne stanno parlando veramente tutti Tanti tutti, e tutti, e tutti tutti troppo sì. comunque persone che è lo stesso Leggono esatto, variegate, ma cose un po varie sono Insomma, esatto, un po esatto. varie, molto insomma manchiamo noi. Eh. Mi, sì. mi stanno venendo dei dubbi, però mi sono eh, detto eh, a questo eh, punto, eh, eh. punto, punto aspetto l'anime, visto che fra arriva. Io credo che potrebbe piacervi. Mi faccio, mm. mi faccio venire. Non, so, una, un un, un, non lo so, c'è una sensazione, un qualcosa di, di più di marce scente sul fondo di questo manga che secondo me lo rende comunque molto diverso e molto appetibile un po per tutti venduto cioè no, no, c'è del sono... marcio in questo manga ed è un marcio che comunque c'è del marcio in questo manga si danno delle si dicono delle frasi forti. delle frasi proprio che passeranno sì. Alla storia dei curi. Allora, è miasmatico ciao. questo manga, ma mi è piaciuto <ride> per quello. Che cos'è? Miasmatico. 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 Cioè, è... Comunque, da, a, da poco volevo dirvi che sono uscite anche delle sì. short stories. E tu hai preso, preso lo il stesso cartonato. autore? Eh? Hai preso il cartonato. Beh, è certo. il... Eh, che non viziosa. Non mai... <ride> che viziosa. Scusate, è cangiante. È ha. Orange Cangiante. Uh, <ride> Orange che... Cangiante! <ride> è un nuovo pantone! Il è un titolo, nuovo pantone! Siccome e è questo stato è il momento, momento cringe nell'internet. Nel, nell il titolo non è indicare l'anno in cui sono state scritte le storie, ma l'età dell'autore in cui le ha scritte. Perché, Perché se il prossimo che... volume è 26, ah. non siamo ancora nel 2026, ah, c'è cioè... qualcosa che non torna. Eh no. 1721. Che anche qua lo stile di disegno, se qualcuno si lamenta di Chainsaw Man, qui ragazzi è peggio! Ha <ride> voglia. Però anche qua, comunque eh, lui, cioè, lui è un po'. È bello, è bello stortino questo autore, secondo me. Infatti, aspetto anche con, calda, eh, con caldo ardore il cofanetto che uscirà, boh, speriamo, per Luca, non lo so. Di Fire Punch, che è l'altra serie, tra l'altro, completa, uh -huh. sempre dello stesso autore. Uh -huh. E sono curiosa di, di leggerla. A che volume sei arrivato? Non c'è un, un solo finito. L'ha finito. L'ha finito. Cioè, ho finito quello che è uscito in Italia, eh, mm. che è la prima, diciamo, stagione, la prima... Ehm... Boh, prima non parte. so come chiamarla, prima parte, sì, sì è la proprio la prima parte. Va in moda chiamare le stagioni anche lì, quindi diciamo lo stagione. Diciamo stagione, comunque la prima parte, del, la, il primo arco narrativo del manga. Sta uscendo sì, adesso sì. Su, su Manga Plus, sì. penso. Sì, sì. Eh, però non sono ancora andata a leggere i capitoli online. Preferisco il Cartaceo, poi c'è talmente tanta roba da leggere che sinceramente non. Quando uscirà Cartaceo lo leggerò Cartaceo. Bene, ci hai convinti, ancora, sì, ancora sì, di più. In questo sì. caso sei stata sempre più convincente. Sì, 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 ci stai facendo venire un po' la, la fregola, la fregola. E allora, vado io, vado Vai. io. Uh, dunque, uh, un altro aneddoto alla Elena ah, c'era una volta. Mm. <ride> no, e il titolo che invece, qui adesso porto adesso è uh, Sì, una lettura estiva, ma una lettura di ma che cosa è successo? Ha messo la musica. Ma è inquietante, ma qui proprio oggi si vogliono sparare dei livelli di, di cringe, potentissimi, eh? cioè questo... Volevo mettere sogni, ah no, ho messo sogni d'occhi aperti. Va bene, allora dicevo, eh, è Quartieri Lontani, un titolo... Per niente conosciuto, <ride> per niente... <ride> Di un autore sconosciuto. Sconosciutissimo, un tale Giro Taniguchi. Ma lo dico bene, a me mi state facendo venire l'ansia. Ok. Eh, quartieri lontani, un titolo che non è stato per niente consigliato. Da, <ride> non nessuno. da nessuno. Ma nessuno, abbiamo... proprio non si è letto niente, da nessuna parte. L'ho letto, letto solo qualche settimana fa, quando era ancora estate, quindi teoricamente rientra ancora nel nei titoli letti letti d'estate d'estate e eh, l'ho recuperato adesso recentemente con eh, con gli sconti Coconino che ci sta ci sono ancora fino a fine a fine settembre siamo a settembre non a ottobre non confondiamo le idee perché se no era lucca eh. allora e eh, eh, Poi parliamo di Luca, eh, possiamo fare un certo. eh, dunque, eh, di che cosa parla Quartieri lontani. Eh, il protagonista si chiama Hiroshi, eh, Hiroshi Nakahara, mi voglio Ma non ti complicare la vita, ma ah, no, a me piace così, io voglio proprio vivere così sul <ride> filo del rasoio allora, è un 48enne. <ride> Ancora ottenne, un salaryman che fa la sua vita così da impiegato senza particolari, insomma, emozioni. Ha una famiglia, due figli, una moglie, insomma, fa la, la sua vita. Ad un certo punto, all'inizio proprio, questo all'inizissimo del, del manga. Io non leggo la chat perché se no mi distrae. Di ritorno da un viaggio di lavoro, si ritrova uh, così all'improvviso, non si ricorda perché, bene perché, perché ancora insomma un po' sotto i, i fumi dell'alcol perché si sa i colletti bianchi giapponesi saldano le loro uh, transazioni lavorative con, uh, annaffiandole no? con uh, uh, birra, sake, scioccandosi. che non, e sanno lei... le, non sanno reggere eh, no esatto. perché è una cosa genetica sì eh... è vero e insomma, ancora un po' ciuccherello, si ritrova in questo treno diretto verso la sua uh, città, il suo paese uh, natio. Quindi, insomma, uh, riflessioni sulla, sul suo passato, uh, sulla madre. Si dice: Vado a trovare uh, la mamma al, al cimitero, succedono cose. Un terremoto, uno sfarfallio di, di queste eh, farfalle e eh, si risveglia, si risveglia però eh, sempre in quei quartieri, ma lontani nel, nel tempo, perché si ritrova ad essere eh, in, con pensieri, con eh, tutte le, le esperienze di 48 enne nel corpo di un di lui eh, adolescente, di lui ragazzino a 14 anni quindi improvvisamente si ritrova a vivere eh, anche questo ambientato d'estate, se non mi dici sì d'estate, eh, si ritrova a vivere la, eh, i ricordi da, da ragazzino con e quindi tutto il suo passato, eh, si ritrova ad avere a che fare con i volti, la madre, eh, il padre, eh, consapevole però eh, di quello che la, il futuro eh, riserverà insomma, eh, loro e incomincia così a carezzare la possibilità di eh, riscrivere eh, la storia. E questo è solo l'inizio. Poi anche qui succederanno tutta una serie di cose che non so raccontare perché se no qui no hashtag no spoiler mi è piaciuto tanto questo, questo, uh, questo manga che uh, io con uh, Taniguchi mh, non lo conosco, cioè non ho letto molto lo sto lo sto come dire riscoprendo adesso uh, ho iniziato tanti anni fa leggendo per ovvie ragioni perché parla de magna gourmet, <ride> quindi io mangia cibo devo per forza devo per forza è un recuperare devo forza le... è un sì, per forza leggere è, è un abbinamento troppo, troppo attraente e, niente mi sono però è una lettura era una lettura che mi era piaciuta insomma però non, so, non era scattata quella scintilla del ok adesso comincio a recuperare a leggere di più di questo autore non lo so così, l'ho messo un po' in pausa ho approfittato adesso di, questo, di questi sconti e eh, devo dire che questo è stato il titolo che mi ha acceso la voglia infatti ne sto leggendo anche un altro eh, eh, la voglia di, sì, di, di scoprirlo di più di, di informarmi di più di, cosa stai leggendo? Di... Le sue storie lo sapevo che adesso arrivava questa domanda e io non mi ricordo adesso. Il titolo, <ride> ti posso dire, la mia norma di sicuro c'è una moto in copertina, <ride> di il titolo perché adesso io c'ho il blackout totale. Comunque, questo allora non lo devo consigliare perché l'avrete letto tutti, ma mi è no. piaciuto perché no, no, oh no, ti piace. Questo ti può piacere. Eh, certo. Non so se a te piace, Tani Gucci, non, no, so non so se ti sto convincendo, però mi piace perché c'è questa esperienza sì, del narrativo della, uh, del salto temporale che a me solitamente non mi fa. No, Anche io che ne avevo già parlato. Un cielo... sì, sì. Grazie, grazie Andrea, Dino, grazie <ride> un cielo radioso. che Tra l'altro mi sta piacendo moltissimo, ma io sono rimabita. e <ride> mi ricordo le moto in copertina Ehm, e perché Ma in che una... senso che ci sono che i cammelli, io non vi sto leggendo. Chat mi distraete dal mio discorso, mi avete già interrotta e adesso mi sono un pochettino risentita. E vabbè, comunque ho finito. Uh, Andrea, tocca ti, a me? Ti eh? No, ti può piacere, ti sto cercando di convincere Ma io voglio anche quello dove si parla di cibo. Ma non l'hai letto quello gourmet? No. Allora, se devo essere un momento onesto, gourmet, è, io l'ho letto. È, questo è un momento onesto. Uh, non, allora. Non ho letto a sufficienza per dire: uh, Leggi prima questo, leggi prima quest'altro, quest'altro. Oh, eh, eh. no, non posso fare un pensiero critico, eh, come dire, articolato e completo Ma... perché mi mancano pezzi. Però, gourmet, l'ho letto e eh, a me. Piacque molto, ma mi piacque molto anche perché c'è la descrizione dei cibi allora e quindi di de, quello che si mangia questo commesso. Si vedono i, i sughetti, si vedono. Si, ve, cioè, proprio, si, si vede proprio, la, la pietanza descritta minuziosamente. Perché se non si vedono, sono i sono ancora disponibili i no, cofanetti eh? che sono molto sì. ben fatti di panini, devo dire. Mm. E... Due ne ha fatti di cofanetti Non ti ricordi che titoli ci stanno là dentro eh? Posso andare a prenderli Ci vuole un secondo vai, là. vai 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 vai. Gina tesoro giù dalle gambe eh, Ma io che stavo a dire Ma lo sono dele, già dimenticato. Dele... Ah si sì! Uh, però forse a me non mi ha fatto scattare quella scintilla perché appunto è una narrazione, eh, almeno Taniguchi mi sembra che è una, un tipo di, di narrazione molto pacata, sì, 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 sì. riflessiva. Mm. E quindi mh, non lo so, mh, se avessi letto questo prima forse avrei avuto quella, quella, spinta, quella spinta in più, insomma, vabbè ma tanto prima o dopo non leggerò le dico cane insomma no io quello mi rifiuto perché non voglio piangere esatto non... alla fine con gli animali io no, proprio no, no, eh. no. no gli esseri umani sbude... oddio questa cosa si può dire si umani umani sbude... sbude... no gli no. animali no no prego no. ti prego, Cos ti prego no. ma cosa ci ha portato madonna Marta è la mattina di Natale, oh. Oh. ma sono complicatissimi quei, quei cosi. Quei boss. Dicevo, sì, sono molto grossi, eh, ma non era necessario sì, portarli allora. tutti, allora. Il Vai primo vedere? uscito. Il oh, tempo, tempo di papà bello. Il primo uscito è questo. Ok? E ci sono Gourmet, Al tempo di papà, L'uomo che cammina, L'olmo e altri racconti, Allevare sì. un cane e altri racconti. Ok. Sono tutti cartonati. Sì. Che fatica. Eh, Respira. E peseranno 4 kg a cofanetto. Eh. Eh, costano un pochino, eh, però sono ben fatti, devo dire la vera verità. Cioè la qualità c'è. Sì, 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 sì. sì. Sono molto belli. Ah, no, anche la copertina. che mm. è... Sì, sì, hanno, ah, anche sì. Le, hanno anche pagine colorate all'interno, quindi bravi sono ben fatti. Questo è uno, <ride> fatica. E questo è l'altro. Stai facendo un po' di palestra? Mm. Sì. Ah, uh. Questo è l'altro, è un altro di quelli che vorrei Mr. Esatto. Blanca, i cani degli dei, il libro del vento Tokyo Killers. Mi sa che prendo l'altro cofanetto. E poi è uscito questo, è sempre per panini, sai che non mi ricordo. No, ah, questo no, è di Rizzoli. No, no. Eh sì. Eh, di Rizzoli è uscito l'artbook. Un bellissimo artbook, anche questo. Morte, okay, No. Questo è proprio ah, un no, artico no, che basta. Capito, capito. Venezia, si Venezia lo fa vedere sempre. Non lo rifà vedere? Per favore, <ride> me lo no? Un morire. altro molto bello che a me è piaciuto a livello visivo è La foresta millenaria. Ah, questo sì, questo mi interessa. C'è la natura. C'è la natura. Sì, sì. sì. E eh, questo è di Oblomov dite? invece. Oh, la chat dice cose. Leggiamo un po' la chat. Ah, delle, delle dune di Tottori, di Tottori. To, so to, 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 to. Tra l'altro, adesso mi è stato acceso un flash perché stavo appunto leggendo eh, Honey and Cover. E ci sta un pezzo in cui determinati eh, personaggi si trovano a totori E eh, effettivamente lì dune e gite con i cammelli vengono menzionate. È vero, mi è venuto adesso il flash. Questo perché lo sto leggendo adesso, perché se no me lo rido anche. Se no, te lo dimenticavi come me. Buonanotte al secchio. Però è vero, eh, che si dice pure qui: mostra questo gourmet, l'uomo che cammina, secondo me, sono stati fin troppo chiacchierati un cielo radioso, quartieri lontani, al tempo di papà, eccetera, secondo me sono senza dubbio di un livello superiore, più adatti per iniziare. Eh, ma sì, infatti, questa, ho avuto questa... Io, nella mia completa ignoranza, ho avuto un po' questa Oddio. sensazione. Quindi se continuerò, cosa che succederà, a leggere e a colt... Che è successo? No, sto guardando l'ultima... Quello che ha scritto Maria Stefania, non lo so. Ma siamo sicuri si legga Oblomov? risata malefica Oblomov. Beh, Stefania è ancora è... e anche me nella parte. quando l'ha detto Oblomov. Che palle, oh, questa puntata con le pronunce. Andrea, è la tua volta. È la mia volta. Ah, abla, 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 Vabbè, abula. allora parlerò anch'io di una Buola, serie lì. che non eh, ha parlato mai. Nessuno non se ne parla mai. Mm. E sto parlando ah, certo. di Akira. Di cosa stai parlando, sconosciuto? Cosa dire che non è ancora stato detto? Eh. Niente, <ride> però. Momenti onesti. Però, momento onesto, eh, non l'avevo mai letto così, nel senso non l'avevo mai riletto da grande, non l'avevo mai letto con le dovute background e quindi l'ho letto ragionandoci yeah. su. Allora, se contestualizzato, quindi 1982, le riviste Senen stavano andando alla grande. sì non ho più lo stipendio. Cioè lo stipendio andava per. per tra l'altro, l'ho comprato in un momento in cui c'era forse anche Banana Fish. Vabbè, è stato un disastro. Madonna, è stato, è stato un mese che c'era anche. Comunque. 1982, le riviste ne andavano alla grande eh, Otomo aveva appena finito una serie di cui non era molto soddisfatto la Kodansha gli ha chiesto di, se, pote se poteva lavorare con, lui, con loro lui ha accettato e ha iniziato a pubblicare Akira piccolo fatto curioso il logo di Akira cambierà nel corso della pubblicazione più volte perché anche lì non è mai soddisfatto fino a raggiungere questo che c'è in copertina ma ne ha avuti diversi differenti la pubblicazione è stata interrotta perché voleva fare il film, cosa che ha fatto e ha dilungato i tempi, il film è molto bello, bla 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 eccetera eccetera, ma cosa mi è piaciuto e cosa non mi è piaciuto? Mi è piaciuto l'innovativo eh, modo di disegnare eh, con i retini che vanno a curare la tavola e con un accurato disegno, tra l'altro voglio ricordare che aveva solo due assistenti, tre verso la fine. E veniva pubblicato due volte, nonostante la rivista fosse eh, settimanale, lui lo pubblicava una volta ogni due settimane per stare dentro quei tempi e pensare un po' alla storia. Però cosa non mi è piaciuto? Non mi è piaciuto, tutti ne parlavano come, e ne parlano tuttora come se fosse chissà che cosa, ma secondo me sono stati un po' influenzati un po' dagli influencer che ogni tanto parlano un po' a bandera, senza sapere quello che dicono. Un po' ehm, per il fatto che è disegnato bene, ma se vogliamo andare a vedere, ben vedere la trama, non è tutta questa grande innovazione perché si parla di persone che si rincorrono dall'inizio alla fine e c'è stato molto meglio prima, ci sarà molto meglio dopo. Quello che è stato veramente rivoluzionario è il modo, l'approccio la, visivo con cui il manga è stato scritto. Che ha raggiunto livelli stratosferici quello glielo posso dire ma a livello di trama mi aspettavo molto molto di più ma è come se fosse secondo me la mia modesta opinione una grande soap opera a livello show and action ci sono personaggi che cambiano fazioni più volte ci sono personaggi che compaiono e scompaiono all'improvviso la storia è divisa in due parti una prima parte molto cupa e chiusa una seconda parte molto all'aperto grazie chat e insomma, tutto questo parlare, tutto questo chiacchierare mi ha alzato le aspettative talmente, talmente tanto che quando l'ho letto, non dico che sono rimasto deluso perché è delusione mai, però mi aspettavo molto di più. E mi è piaciuto, sì, mi aspettavo di più. Sì, disegni grandiosi, grandissimi, come mai se ne vedranno anche dopo, e fu fonte di ispirazione per molti altri autori, tra cui. Chiesa Mia e le Clamp che utilizzarono lo stesso stile di disegno, ossia, poche linee cinetiche, grandi tavole eriose e tanti retini che stanca quasi la vista, e quindi lo consiglio sì, ma non come qualcosa di rivoluzionario ora, ma come qualcosa di rivoluzionario per l'epoca: questa è cosa mm. molto importante. Beh, sì. Mi farò odiare chi se ne frega. No, perché? Io la me l'ho detta. Ma questo effetto te l'ha fatto anche rispetto al film? O ti aspettavi allora, qualcosa di più no, rispetto. Io pensavo che fosse come il film, invece sono rimasto molto sorpreso perché c'è una seconda parte, tutta eh? nuova, che è molto ma molto più avvincente. Eh? Bella. Si respira anche perché è tutto all'aperto mm -hmm. e è più coinvolgente anche a livello di intrecci di personaggi e di trama perché i personaggi che c'erano nella, nella prima parte ritornano nella seconda, ma con degli scopi un pochino diversi. Perché c'è cioè, la presa di coscienza di quello che sta succedendo. E io l'ho letto, anch'io l'ho letto relativamente recentemente insomma non, so, non mi ricordo comunque tempo fa e... che dicono? che emozione, che emozione ah. sentire il nome di chiesa mia poverina po'... è stato completamente dimenticato poi tra l'altro qua se ne ricordiamo in 3 4. Mm -hmm. Mi 4 sì, questo sono sicura eh... <ride> a me se esce Silent Mobius prendetelo eh No, pure tu, mamma mia. Ma sempre le stesse cose dobbiamo dire in queste live. <ride> non l'ho mai detto. No, sì l'hai detto, forse me l'hai detto in privato. Non lo in so, privato. non lo so. Eh, a me in anche privé. Piaci... in privé. Eh, è piaciuto. Anche a me, anche a me è piaciuto. Eh, non, cioè, so, non, sarà... non come le aspettative di cui tu eh, sei. Sono, eh? sono, sono abbastanza d'accordo con quello che dici. Eh? Forse cioè, non lo so, forse sei così carico. Dici. Caspita, mi deve aprire il cervello in due. Esatto. Soprattutto eh, avendo visto il film, che è una eh, roba visiva a me, Incredibile. A me anche il la... film. Per quello ti ho fatto tantissimo. questa domanda. Allora, sì. io lo vidi da ragazzino Anch'io sì. l'ho rivisto come doppiaggio. Non ci ho capito un accidente non capito. Ma neanch'io, neanch'io. Ma secondo me è anche il doppiaggio dell'epoca. Perché ho visto due versioni. Non ci ho capito niente. niente Con quello niente. nuovo. Poi. Rivesto in età adulta, adulta con una certa maturità, ho detto wow. E figata. consideriamo anche che è un film degli anni '80 e quindi eh, anche un po' lentino, eh? eh, eh sì, però, però ti piglia, ti piglia, eh? Cioè... eh sì, 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 quello sì, eh, Quindi forse sì, eh, hai anche quel tipo, anche quell'aspettativa caricata dal film. Ma non lo so. Forse è stato anche annunciato un nuovo progetto animato. No? Oddio, non lo so. non... non... Che forse forse quest'estate. Non mi ricordo. Comunque, chat, se mai. Se lo sai, chat sul pezzo. Se mai dovesse accadere, spero che eh, riporti in animazione più la seconda parte, che è molto, sì. molto più bella. Ma vero, un sacco vero, concordo, concordo, concordo. Tantissimo, concordo. soprattutto tutta la parte della setta. C'è cioè un discorso bello, eh, concordo anche sulla questione dei retini eccetera che danno un po' ti, ti, fa, ti affaticano l'occhio Con, concordo che dice il, la, che, che si dice perché fondamenta fondamentalmente il problema è sempre lo stesso non è tanto l'opera in sé ma il valore che noi gli diamo prima di leggere e quello che ci vogliamo trovare che dipende da noi e non dall'opera in sé eh sì, vabbè, sì, ci sì sì, eh, sì, ci carichiamo sì, bello, di aspettare bello, bello. No? una bella riflessione. Sì, Sì. starò attento stavolta le prossime volte, non mi faccio più fregare. Eh, Ma anche in negativo, fregare, però eh, tante volte sì, sì, cioè, magari parti negativo. dicendo: Mamma, questa roba mi farà assolutamente schifo. E poi magari Invece o ti ricredi, no. oppure ci vuole un po', magari per capire che effettivamente non è così è eh, quello che dicevo Quindi... prima con mm. una cosa che continuo a fare <ride> continuamente <Il continuamento>. <ride> continuamente <ride> va bene io direi di fare la, la seconda tesissima rubrica che non conosciamo tra l'altro eh? non no, sappiamo mi no, è caduto il mouse perché ci sono cose che, che ci piacciono cose che potrebbero piacerci di nuovo aspettative cose che invece non ci non piacciono, ci piacciono. No. via quella sigla Sashay eh. Away. Eh. Eccoci, allora eh, io questo titolo l'ho tirato fuori per questa rubrica di questa sera. Così, un po' spulciando tra le mie librerie, dicevo questo va, questo va, 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 e ho trovato questo che ho detto, mamma mia, questo qua proprio no, non mi è piaciuto. Eh, questo è un manga, tra l'altro, tratto da un anime. Mm -hmm. E già si parte malissimo di solito, eh, perché io per, mio, per mia esperienza personale, tutti i manga tratti da anime che ho letto non mi sono piaciuti. Mm. Anche quando l'anime mi era piaciuto. Qui non mi è piaciuto manco l'anime, quindi. Siamo democratici, mi, fanno, mi hanno fatto cagare tutti e due. Io parlo di uh, Ride Your Wave. Ah. Una, domanda, una domanda. Perché ci hai provato? <ride> io ho visto solo il film, eh, l'anime. Mm -hmm. Ma io non mi ricordo se era una roba che ho fatto in concomitanza della serie. Ho visto il... Boh, non lo so perché l'ho preso, non lo so. Successo, ogni tanto faccio successo. queste cose. Perché questo ne, ne potremmo parlare in, altre, in altri Lidi. Tendo ad accumulare, ma va. Ma va, non se Benvenuta. ne è accorto nessuno. Benuto nella parrocchia, Vabbè, eh, ma qui. Marta è cintura nera, si sì, devo Il dire, mi sono. considero abbastanza sensei. Sì, sì. sì, sì. Potrebbe aprire fumetterina. No, allora, io eh, rispetto alla mia fumetteria, di prima ho più fumetti. Ho di più. <ride> Quindi occhio a competere con Marta io sarei attento. Vabbè, insomma, c'è anche da vergognarsi di questa cosa, comunque non sì, è che ne vada lei, così tanto fiera. Modo, comunque torniamo a questo titolo uh, che è Ride Your Wave. Bene, io guardando l'anime mi sono addormentata. <ride> non l'avrei mai detto perché è un po' cuore amoroso, un po' dolciotto. Sette di solito, queste cose di solito mi piacciono quindi non so se sarà un sacheaway di ritorno, ma non credo perché ci ho riprovato. Eh... Niente no. non di che no, parla, no. Dici un po a gradire, parla. Dai. Vabbè, io vi leggo la cosa dietro ma perché certo. proprio non c'ho voglia. come eh, Inako adora il surf e yeah, tra le proprio. onde non teme niente, e nessuno. Ma non ha ancora capito cosa vuole fare nella vita, e di questo a noi non ce ne frega niente. Un giorno incontra per caso Minato, che la salva durante un incendio, e se ne innamora, puntini puntini. I due diventano inseparabili. Virgola: quando il ragazzo perde la vita in un terribile incidente in mare, scusate, ma questa punteggiatura vabbè. Eh, quando il ragazzo perde la vita in un terribile incidente in mare, punto. In acqua è distrutta. Ma poi, intonando la loro canzone. Eh, <ride> Sì, scopre che, che minato scopre che minato si manifesta nell'acqua mio dio quasi trash sì che lungo film questa quasi. canzone ti rita un po' poi qui c'è la frase strappa lacrime la lacrima strappa storie ti avevo promesso che ti sarei stato vicino per sempre no no No, non lo so. Questa roba, cioè, chiamate Jennifer Love Hewitt, Ghost Whisperer e, e fate streghe. vedere la luce a questo povero fantasma nell'acqua. Non mi è piaciuto. L'ho trovato <ride> melenzio. Ah, ma quindi è uno zombie marino. <ride> sì, non mi è piaciuto. <ride> sì, mia più era. o meno. <ride> Più o meno, non lo so. Non, non mi ha dato quel qualcosa di frignante, cioè non ho, non ho pianto. Ecco, se io una roba del genere me la presenti così, ti muore il fidanzato, eh, ti va a fuoco la casa, lo rivedi nell'acqua e io non piango, vuol dire infatti, che hai fatto un lavoro di merda perché io piango sono sempre. Bazita. Sono basita. Sono basita. Io sono basita, cioè, mi addormento. Eh, io io piango nemmeno. per le pubblicità della Apple di Natale, non <ride> piango per questo che è fatto per piangere. No. no, per me sei bocciato. Posso dire sì. una cosina? Vadi, Dica. chi è che l'ha visto? visto? Magari l'hai visto, ti è piaciuto. No, visto? No, no, no. Sì. Mi dispiace. No, 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 no. Ultimamente, e per ultimamente intendo degli ultimi cinque anni: okay. gli anime, soprattutto i film, sono un po' tutti uguali. Ad esempio, da Yod Man in mm. poi c'è sempre mm. una storia d'amore che non. Il, il, il ragazzo e la ragazza, insomma i due, i due innamorati non si possono incontrare perché sono ostacolati da tutti c'è il uno dei due che non capisce cosa sta succedendo e l'altro che, che capisce, cerca di aiutarlo, e cerca di incontrarsi ma non succede insomma sono un po' tutti uguali beh quelli di Shinkai sì, sì, sì. Fatti con sì, a stampivo. partire della grafica e dei cieli i cieli di Shinkai sì. sono tutti uguali infatti per esempio cioè di Shinkai sono eh, molto apprezzabili secondo me a livello proprio animale ah, sì, visivo visivo Fine. Sì, 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 perché sì. se no perdono la metà se non tre quarti eh, della loro, il, del loro il, impatto il manga il manga no, no, l'anime no, va anime. visto il manga eh, sono terrificanti manga sono terrificanti perché io feci quella non lo so, presa proprio veramente, forse rubiaca. No? Anch'io Io ho preso il cofanetto di The Your Name. Oh. Name. Sì. Yes. Va, via. Allora, io non l'ho messo come Sashay away perché comunque l'anime a me è piaciuto di Your Name. Ma l'anime eh. si fa vedere... dai eh. si fa vedere. No, dai, vedere. è carino questa roba della cometa. Vedi, quello, nonostante questa mh, eh, roba tutta melensa, io un po' pianto. Cioè, capito? Se mi scende la lacrima... Vedi? Maria Stefania che dice. Lo dice schiavolo. che ah, il genere è piaciuto. Voglio mangiare il tuo pancreas tutte le mie lacrime. Beh, sì, quello a me è piaciuto. Sì, sì. però. Non e mi è piaciuto anche il manga. Ecco, letto. vedi, quella brava, brava Maria Stefania. È uno dei pochi nei quali mi è piaciuto uh, sia il manga che l'anime. L'anime è abbastanza mai una, una gioia, però Beh. sì, devo dire che. Non dei miei preferiti, devo dire. Perché, come dicevo. Andrea... è veramente disegnato di merda, sto coso? Posso dillo, dirlo? Dillo. dillo. Facciamo <ride> non la non un netto. momento onesto, È dai. proprio fatto. Perché l'hanno pagato per disegnare sta roba. Non Forse, so chi non sia l'autore. Probabile. L'autore. Le... Cioè... Aspetta, oddio, oddio. Chat, chat, fa, fa... fa prima a parlare la chat. Maci Chiaci ma ci c'è scritto vabbè ci provo queste pronunce <ride> oh. comunque io il, il... il film l'anime che dava non so se è ancora disponibile mi pare che si c'è ancora si c'è ancora Sì, c'è sì. cioè, eh... vasto fuoco non aspetta Mm. Basta fuoco, ma cos'è? Ma sti retini? Ma, ma i retini che avanzano, ci faccio un fuoco, <ride> no, e... no, ma poi non c'è Pathos, non c'è l'espressione, l'espressività dei personaggi. Ma porco due guarda qua, guarda qua, guarda qua, guarda queste stelline di merda. Cos'è? No, cioè, questo vestito sembra una suora, e invece <ride> è, dovrebbe essere un pompiere, è un pompiere. ah, non un apicoltore. No, no. <ride> cioè, ma dai, no, brutto, non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto. Io non mi sono addormentata durante il video. Ah, film. ma l'hai visto? Sì, 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 sì. io non l'ha visto. Molto... Damò, è per quello che dico, sono basita del fatto che eh, Marta no, non abbia pianto, perché questo poteva essere tranquillamente un, un film da pianto, di Marta di sicuro, mio no, ma di Marta sì. E invece il fatto che ti sei, addor ti sei, ti sei addirittura addormentata, l'ho trovato... Mi Cosa ti è successo? Mi, lascia, mi lascia perplessa, mi lascia perplessa perché io sì ti posso dire, è eh, noioso e... Eh, è noioso, ehm, vero? Quella, quella canzoncina Dove un po' veramente ti straccia E vai proprio in una maniera allucinante ma Non ce la fai più a sentirla E non, è, non ti crea Tutta questa grande eh, Questa grande empatia no non, no non lo so È, è un po' boh, mh, Sbagliato secondo me cioè non, non arriva Tanto Noi sappiamo che i manga per cui, ho le, per cui Io ho pianto di più quali sono Sono due Facci indovinare, dacci degli indizi. Ma lo sapete? Il poema? Il poema? E banana il fish. Il poema mi sono incazzata. Banana fish ma ho pianto anche per il poema. Sì, banana fish. Banana e d'aprile. Io non, non ha pianto per banana fish. A aprile ah, sì, pure budget aprile. Chi non ha pianto bugia per banana allora, fish è una persona orribile. Io pianto, quindi non sono così orribile. Le lacrime, <ride> le lacrime mi sono scese. Mi sono scese, oh. <ride> Inespressivo come gli orfani. <ride> mm. ah, le lacrime di Remi. Ma che dice la ciao. <ride> Mm, uh, che non sto capendo ah, lacrime furono versate ma di che avete mai parlato il eh, manga sì ma... forse tu Elena sì da sì, sì. sì, tanto tempo fa ma del, sì. del manga o dell'anime ho parlato sia del manga che de dell'anime l'anime <ride> è consigliatissimo sì il manga un po' meno mi ricordo che vi ho detto questa cosa un po' meno sì, perché è un eh. po' Eh, consigliatissimo a partire dalla regia che è una garanzia di Ioaza quindi è eh, eh. al bacio eh, il manga. perché è super coinvolgente super colorato eh, tutto ciò che non vedrete nel, eh, nel manga non lo vedrete perché il manga perde tutto Sì, anche il, temp tutto. Il, il tempo i tempi narrativi sono un po' altalenanti sì, e... sì. o sono velocissimi sono lenti e quindi sì, um, io sto continuando a leggerlo. Eh, tra l'altro, però, mh, nella speranza perché l'anime mi era piaciuto moltissimo. Mh, però, no, non ve lo posso consigliare. No, 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 no onestamente, no. Va bene. Eh, ma ci abbiamo altro? Altri titoli? Altri io avevo sì, un altro eh? titolo, io, io sì, no. avevo un altro titolo, ma. Sì, cioè come volete non è una roba molto complessa eh se sì, ce ne vuoi parlare io di, 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 di fumetti quest'estate di manga ne ho letti tantissimi non me ne ricordo manco mezzo no devo fare un attimo di <ride> uh, devo fare un attimo di, di cernita uh, ho letto recentemente non è, un, uh, non è un manga ma è un libro ma ne volevo parlare che oh, okay, questo qua Iro Iro è un libro di che Giorgio dite lo Bizzarro significa iro, significa colore e, mh, raddoppiato, dovrebbe essere tipo una miscellanea di colori. L'autore Giorgio Amitrano, che penso tutti conoscano, direi di sì, come traduttore di ah, autori come eh, Banana Yoshimoto. Eh, Murakami Kawabata eh, eccetera eccetera è un, uh, un uh, nipponista di insomma conosciuto eh, mi è piaciuto tanto perché è un uh, libro uh, che parla di Giappone Uh, quindi per chi è appassionato eh, scritto da una lo dice proprio lui poi nella, uh, nella, nelle premesse iniziali um, scritto da un, uh, uno specializzato uh, diretto ad un pubblico che non è specializzato e quindi la, la, insomma uno si potrebbe aspettare magari un, tutta una valangata di informazioni sul Giappone da un professorone e invece eh, è mh, raccontato in una maniera onesta modesta eh, fluida, è una lettura che si può fare tranquillamente in un pomeriggio avendoci il tempo, io ci ho impiegato due giorni, due pomeriggi che insomma eh, ti, fa, ti fa capire come si può rimanere così eh, appassionati a questo paese, alla sua cultura, alle sue tradizioni, alle sue contraddizioni, pur eh, studiandolo continuamente, perché uno potrebbe pensare, sai, un professore che lo studia, eh, che lo studia continuamente. Eh, Insomma, potrebbe rimanerne, potrebbe darne uno sguardo così disincantato. Invece no, invece no, c'è sempre questo stupore. Eh, eh, mi, è, mi, è, mi è piaciuto veramente tanto. Lo consiglio più ai um, lettori fissati, insomma, appassionati di Giappone che magari stanno incominciando ad essere un pochettino mh, tediati da uh, questo. Uh, Situazione editoriale, ma sì, che veramente c'è Giappone ovunque. Adesso, ovunque libri uh, sul vivere alla giapponese, stile di vita: cioè veramente di I tutto. caffè che diventano freddi, eh? Sì, caffè che sì. tra l'altro, ho letto pure quello. Vabbè. Carino. Carino, vabbè, eh, altro. Marta, prima si è visto. Un altro librino, mm. però ho, ho preso per il viaggio. cioè, ho, mi sono presa dei libri perché dovrò fare un lungo viaggio in aereo e quindi ho detto mm. cioè, portarmi dei manga mi risulta complesso, dovrei portarne più di uno. E quindi ho, ho deciso, valigia. eh no. Poi diventa veramente un'altra ho, per... ho optato per un paio di libri. Secondo me che... quello ti piacerà, uno è uova, diciamo, uno è uova... uova, eccolo qua, quello ti piacerà. A me sì. è piaciuto molto, è una lettura molto delicata e, eh, che ti, rimette, ti mette in pace con te stesso, ti fa passare dei momenti senza essere troppo, mai una gioia, eh, troppo ma nemmeno troppo buono, ecco perché pure lì, troppo buono, che palle. Eh le eh. palle sono è una lettura equilibrata questa qua Iro Iro io ve la consiglio perché è un ripeto, manga sul Giappone che insomma potrete leggere dicendo, vabbè, ma io queste cose, per quanto non credo proprio che le sappiate, perché non si finisce mai di, 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 di conoscere, di, di, di imparare, eh, anche perché lui nomina un sacco di titoli di film, libri, cioè, veramente mh, ce n'è, ce n'è, eh, consigliato, consigliato, mi ha fatto riaccendere la... Come dire la, la, la passione e la voglia di andare in Giappone. Che adesso ci si può andare. giusto? Yes. Mm -mm. Io ho finito. Basta con la gula secca. Marta, che volevi dire? No, niente, eh, un'altra lettura che ho fatto quest'estate: che è uno degli shoujo di Punta del momento, perché è appena uscito il terzo ah, volume, sì. carino. Sì. Che è Sign of Affection eh, di Shu Su Morishita, pardon. Che eh, tra l'altro ho scoperto che è un duo. Non è un'autrice sola, ma sono due, una appunto disegna e una eh, scrive <coughs> le storie. Che dire, mi, mi sta piacendo, mi sta piacendo molto. È molto dolce, molto carino. Eh, tratta il tema della sordità in maniera. Tenue, diciamo, non, um, non la presenta come sì. La presenta come una diversità, non come un qualcosa di difettivo. Mm. Non so se si capisce quello sì, che voglio sì, dire, sì, sì. Ehm, Chiaramente c'è la storia ah, d'amore, di, cioè, di amore sì, di, di, di affetto, di amore di questa ragazza per questo suo senpai dell'università che è un po' eh, criptico, non si capisce bene perché si stia interessando a lei. Mm. E insomma, si vedrà come evolve la storia tra Yuki, che è la protagonista, e lui di cui non ricordo il nome, il ragazzo con i capelli argentati. Eh, L'ho trovato veramente molto delicato, molto carino. Mi, mi sta piacendo. Mm, Ho delle lo domande consiglio. banalotte stupide da fare. Vai. Ma lei immagino che parli con il linguaggio dei segni. Sì, il linguaggio dei segni, poi fanno tante schermate di telefono. Boh, basta. Perché, e ogni tanto alla lavagnetta, magari quando è all'università o okay, che. Okay. 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 ok, perché il dubbio che avevo è che siccome è un'altra lingua, cioè il linguaggio dei segni non è universale, perché. No, Essendo è il linguaggio lingua dei segni divers... giapponese. Esatto. cioè il soggetto viene posto in un determinato punto, il verbo anche, come se fosse un... è una lingua, no? E quindi sì. volevo capire come veniva rappresentato. Non è risposto sì, ma infatti a... loro alla fine dei volumi ringraziano la persona che. Cioè, insomma gli ha, le ha aiutate alla realizzazione cioè proprio dell'alfabeto del dizionario insomma il gesto renderlo in fumetto non dovrebbe essere molto facile no però devo dire che alcuni gesti cioè, si capiscono bene eh? poi è chiaro che fa vedere quelli magari più eclatanti, quelli certo, tipo certo. ciao, you. grazie ti voglio bene, queste robe qui però eh, non lo so, l'ho trovato. Ecco, è un manga delicato. Mi sta piacendo per quello. La storia comunque va avanti. Adesso, è appena uscito il terzo, lo stavo leggendo. E è pubblicato sulla rivista Dessert. Quindi, nonostante la, le, che sia shoujo, che Giuseppe, ma più shoujo in realtà. Nella stessa rivista, tra l'altro, viene pubblicato anche In The Clear Moon Lit Dusk. Che anche questo non ne ha parlato nessuno nel Mangagram. <ride> <ride> però insomma, io e la cara Maria Stefania lo leggiamo da tempo. E... Ah, lo considero shoujo comunque, nonostante sia eh, l'età della protagonista sia oltre. Quella classica dello shoujo Cioè l'età scola uh, scolastica L'età delle superiori Secondo me proprio per il fatto di come viene rappresentata La ragazza Il fatto che appunto questa sua questo suo, Possiamo chiamarlo comunque difficoltà nel, Nell'interagire con gli altri Non le abbia fatto fare ancora certe esperienze Quindi probabilmente è shoujo Per quello mm. Più che josei mm. Non mi sento di definirlo josei io credo che stia bene, nonostante l'età dei protagonisti, che sia quella che è quella dell'università, eh, è più azzeccato Shojo come, come target. Sì, ma anche la rivista è un po' borderline. Anche mm, lei, la quindi... rivista molto, molto. Un po' come Cookie. Mm -mm. Però, insomma, a me sta piacendo molto. È molto carino. Penso che anche a chi non, non piacciono di solito. Gli sciogio insomma, non è uno shoujo scolastico, non è uno shoujo classico. Il tema della disabilità viene trattato secondo me molto bene, quindi non facendo provare pena o pietà per, eh, per la persona, perché si, si ricade spesso purtroppo in, questo, eh, in, cioè, in questa modalità di, di, di narrazione, quindi nell'aiuto per forza, ma qui si cerca proprio di integrare, cioè. Lo si sa, le parlano così, comunicano in un certo modo, ma lei è molto pacifica e molto in pace con, con, la sua, con la sua condizione. E appunto lo sono anche gli altri, per mm. ora. Quindi ve lo consiglio. Sì, è stata convincente. A mm. parte un po' il colore delle copertine, che va bene. È... Non frenare. mi conv... no, no, sì. ma... Questo pesca... Questo salmoncino, questi toni, bah. Poi loro ultracolorati, colorati. Uh, rosa antico. No, questo non è rosa antico. Questo Ma vabbè, volevo. Il Andrea hai tirato uno sbadiglio. Rio mare, questo è proprio rio mare. Hai visto? Sì. Sapete e l'ho fatto notare. È, sapete come viene gestito il tema? in Inos <ride> anche con lui. Ho piaciuto. Io sto, sto guardando, sto guardando questo periodo Ma veramente che bello. Sì, non lo sapevo. Lo sto non ce l'hai detto. Non so cosa me l'hai detto. Detto. detto? allora. Allora, fermi tutti. Sto guardando Zoma in italiano. E non ci dici niente, non stai facendo adesso. commenti. L'ho detto adesso. A che punto sei arrivato? È il quarto episodio, quindi <ride> all'inizio. È l'episodio in cui io pianto di più il quarto, penso. Scusa, perché la tua faccia è così impassibile? Perché esprime... non voglio ricordare... Al, non, cose. Non, non tradisce alcuna emozione. Non e poi sono cose. io quella con... Lui è fucciosissimo. E uh -huh. i fratelli sono cattivissimi. La matrigna è cattivissima. <ride> vedrai. Il maestro, vedrai il ti dico Darby solo: è un secondo papà. Il papà vero è vero. Ti dico solo: vedrai, <ride> eh già, vedrai. Boggi, povero Boggi, lo picchiano tantissimo. Non fare spoiler, però. Ma penso che l'avranno visto tutti. Vabbè, no, ma magari non è tanto. cioè è andato tanto, ma magari non. Parliamo è... d'altro. È bellissimo comunque, veramente. Ve lo consiglio tanto, 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 tanto. tanto. Il manga è disegnato in maniera terrificante, eh. Ma secondo me c'è di peggio. Tipo no, l'attacco dei giganti fatti, i primi volumi, <ride> è vero? È vero? Sì, Seriamente. molto di peggio. e No, no qua brutti sono altre chi, cose chissà, chissà se ci verrà chissà se ci verrà annunciato chissà. sì secondo me sì chi lo sa <ride> 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 niente c'è niente da fare dobbiamo prepararla una slide così da tenerla sempre lì è vero niente. Te, ci, giudì, dobbiamo fare un esempio di pedal. disegno abominevole allora tiriamo fuori quelli perché gli abominevole pedal, sono sì, dei disegni nei momenti di forte stress del protagonista che non un esatto. ciclista gli G si deforma il volto e si allunga e fanno proprio paura, paura. Mm. fanno paura sembrano pauri. un po' i giganti sì, i cioè, giganti giganti sì, sì. sì, sì. e c'è un mamben c'è un mamben un mamben un bam bam c'è un mamben mi si è spenta la luce, vuol dire che sono le 23.40. E, e quindi direi che è, è ora, ora di andare, andare a, a Nanna. nanna. <ride> Beh, eh, è stato un inizio col botto, ci sono stati dei momenti veramente dei picchi. E eh, notevoli, eh, notevoli. Eh, che dire, eh, grazie per averla seguita fino ad ora. Eh, grazie a chi, chi ci segue insomma Twitch, YouTube. Chi ci seguirà Spotify? E poi ricordatevi del gruppo Telegram. Il link lo trovate. Ditelo pure voi, Santa Peppa. Sembra una matta Il link lo trovate sono una macchina sul nostro canale Twitch, sul profilo Instagram. Lo trovate. Basta. Basta. In descrizione sui Le nostri video di YouTube, video di YouTube sui... no, nel podcast di Spotify. Mm. Sì, no. hai detto bene. Sì, e sì. poi anche, siamo ancora su Amazon? Eh, sì, certo. Okay. Mi sembra di sì. E anche su Google Podcast. E su, su Google, Google podcast. podcast. Pensate che esiste Google Podcast e noi ci siamo. <ride> noi ci siamo. siamo Quindi, anche sul lì. retro dei Gratta e Vinci. Sì, esatto, noi, anche lì ci trovate. Lì. Siamo lì. Noi siamo lì. Siamo lì e va bene. Ci vediamo alla prossima puntata che sarà All il, 100%. lo diciamo subito, si dice. L'abbiamo già detto il 6 di ottobre, giovedì. 21:30 21 e 30 con, il 9, con il nuovo format per... comic comari Quindi preparatevi anche lì ad altissimo di cringe di cringe, spintissimo. Uh, vi faremo sapere. Quindi seguiteci perché uh, vi faremo sapere uh, di, 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 che, di che si parlerà. Anzi, lasceremo anche dei box perché così magari box anonimi. Così ci potete dire cose che verranno lette in live, garantiti dall'anonimato. Eh, lasciateci dei commenti ogni tanto, feedback. Giusto, mi scrivo in YouTube. YouTube. lasciate dei Vogliamo... commenti sotto i video di youtube mettete se siete i... vergognosi in privato e like è quel che lei insomma non vi è stato bellissimo è stata una bella prima puntata si sì, sì, direi che lì. possiamo chiudere allora. qua possiamo bene chiudere. buona serata buonanotte uh... a tutti grazie mille per averci seguito ciao, ciao.